questa puntata, Legalità approvata la legge che rafforza l'osservatorio regionale. Sanità contro il Covid con gli anticorpi monoclonali. Garante detenuti, via libera a risoluzione che apprezza l'attività svolta nel 2020. Approvata in aula con voto favorevole all'unanimità una proposta di legge che rafforza i compiti dell'Osservatorio regionale della legalità. Il Consiglio regionale ha all'unanimità approvato le modifiche alla legge istitutiva dell'Osservatorio regionale della legalità, una misura importantissima che vuole rendere operativo un organo, l'Osservatorio, che ha la funzione di raccogliere informazioni circa tutte le forme di criminalità organizzata di stampo mafioso che possano eventualmente penetrare nel territorio toscano, ma un osservatorio anche che ha come obiettivo quello della diffusione della cultura della legalità. Con la nuova legge si sono andate a puntualizzare le funzioni dell'osservatorio, si sono andati a indicare più compiutamente coloro che devono entrare a far parte di questo osservatorio, garantendo che l'osservatorio possa essere operativo anche con la sola presenza dei soggetti individuati dagli enti pubblici. E soprattutto si è resa operativa e visibile l'azione dell'osservatorio attraverso l'indizione di una conferenza annuale organizzata con il Consiglio regionale per discutere dell'attività svolta dall'osservatorio. Un momento di confronto e di dibattito aperto al pubblico, che ha come scopo principale la diffusione della cultura della legalità e l'accessibilità di questo importante strumento di cui finalmente andrà a dotarsi la Regione Toscana per promuovere la cultura del rispetto delle istituzioni e della lotta alla criminalità organizzata. Sapete bene che ho il tema della lotta contro la criminalità organizzata particolarmente a cuore. Sono stato tra i primi a presentare in questa consiliatura degli atti specifici. Non possiamo che essere a favore di tutte le proposte che vanno a migliorare la lotta contro la criminalità organizzata. In questo senso occorre interpretare questa proposta di legge sull'Osservatorio della Legalità che va a migliorare le funzioni, a incrementare le funzioni e anche a dare una nuova composizione. È al tempo stesso attiva la commissione sulla la lotta contro le infiltrazioni di criminalità organizzata, presieduta dalla mia collega Elena Meini. Sono certo che più strumenti abbiamo, più possiamo fare bene. C'è molto lavoro da fare, come purtroppo certe inchieste dimostrano in modo inequivocabile, e quindi cerchiamo di dare ciascuno di noi il nostro contributo. Ci sarebbe piaciuto essere più coinvolti nel miglioramento della normativa sull'osservatorio della legalità. Purtroppo a volte la maggioranza procede di fretta perché si rende conto che ci sono evidenti problemi anche in Toscana. È un po' in questo senso che leggiamo ad esempio anche un preambolo piuttosto scarno. Il nostro sarà un voto a favore, sperando che anche alcune nostre idee possano essere accolte. Uno strumento importante a servizio della Toscana, che integra le funzioni istituzionali con quelle delle amministrazioni comunali, con quelle delle forze dell'ordine, al quale abbiamo chiesto di fare parte di questo organismo, oltre che le associazioni che lottano nel territorio contro le mafie. Quindi è un luogo comune di lavoro dove si condivideranno politiche, dove si faranno azioni congiunte, e credo che sia un baluardo importante delle istituzioni al cospetto della criminalità organizzata e delle mafie. Ci fa piacere che dopo 2 mesi circa da quando il Partito Democratico bocciò la proposta di Fratelli d'Italia di istituire una commissione permanente antimafia si sia rimesso mano alla legge che regolamenta l'Osservatorio per la legalità. 2 mesi e mezzo fa ci sentimmo dire in aula che non dovevamo toccare niente perché
La maniera in cui la Regione Toscana affrontava il tema della legalità era perfetto, salvo 24 ore dopo assistere all'inizio dell'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, l'arresto di 23 persone, il sequestro di 22.000 euro di capitali legati all''Ndrangheta. Allora forse evidentemente si sono accorti che non stavano facendo tutto e ben venga questa revisione dell'osservatorio. Adesso però che venga fatto funzionare e che venga reso attivo nel più breve tempo possibile. Unanimità in aula sulla proposta di risoluzione, primo firmatario Stefano Scaramelli, Italia Viva, che impegna il presidente della giunta regionale a farsi carico in prima persona dell'importanza di una fase così delicata come quella della sperimentazione per la validazione del farmaco anti-Covid, sollecitando, monitorando e coinvolgendo tutti i soggetti in campo per consentire rapidamente alla Toscana di sottoporre quante più persone possibili a questa nuova cura sperimentale spirale di rinascita per la nostra regione e l'Italia tutta. Un atto forte ho presentato in Consiglio regionale per impegnare il presidente della Giunta regionale